Blogos Web Radio. Bentornati su Blogos Web Radio. Oggi, in appendice allo speciale sulla nostra esperienza presso la cooperativa Valle del Marro, vi proponiamo un servizio sul laboratorio di radio web che abbiamo tenuto ad alcuni ragazzi di Polistena. Durante la nostra settimana nei campi di lavoro abbiamo cercato di trasmettere in soli 3 incontri le nostre competenze ad alcuni ragazzi tra i 16 e i 19 anni che hanno espresso l'intenzione di creare una radio web attraverso l'aiuto di Don Pino. Una radio che, oltre a informare sulle iniziative della cooperativa Valle del Marro Libera Terra, racconti soprattutto come vivono gli adolescenti in terre di mafia e dia voce alla voglia di cambiare delle nuove generazioni. In questi piccoli laboratori abbiamo cercato di fornire i rudimenti necessari per affrontare il mezzo radiofonico, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della teoria dell'informazione. Per la parte tecnica, io e Luca abbiamo cercato di spiegare come si utilizza il programma di montaggio e le tecniche più semplici per ottenere un audio ascoltabile. Per la parte sul contenuto, Sara, la caporedattrice del Blogos, e Marco Di Fonzo, giornalista professionista per Sky TG24, che si trovava a Polistena come volontario per Legambiente, hanno dato un'infarinatura ai ragazzi su come trattare i materiali a loro disposizione e su come dare una notizia nel modo più efficace e onesto possibile. Ecco un breve assaggio di ciò che è stato prodotto dai ragazzi durante gli incontri. Ciao, sono Stefano. Un saluto a tutti gli amici radioascoltatori da Radio Libera Voce, la radio nata per denunciare i fenomeni mafiosi. In questa puntata ascolteremo le opinioni di alcuni scout romani giunti in Calabria per fare un'esperienza diversa sui terreni confiscati alle mafie gestiti dalla cooperativa Valle del Marro nella piana di Gioia Tauro. In questi terreni si coltivano le melanzane, i peperoni e gli ulivi, che vengono venduti in tutto il paese nelle botteghe del commercio ecosolidale e nei supermercati Coop, ed i volontari a fianco ai soci collaborano nella lavorazione dei prodotti direttamente sui campi. Passiamo la linea alla nostra inviata Maria Catena, che farà alcune domande ai capi scout. Lo slogan di Don Pino, restare per cambiare, cambiare per restare, è ben presente nella testa di questi ragazzi, che non vogliono abbandonare la Calabria in mano all''Ndrangheta e che sperano di poter costruire un futuro nelle loro terre. La radio, perciò, è uno dei mezzi migliori per dar voce a chi non ha voce, per essere liberi di parlare di antimafia, sfondando il muro dell'omertà e della rassegnazione. Possiamo concludere dicendo che grazie alla voglia di fare e di imparare dimostrata dai ragazzi, i laboratori hanno funzionato alla grande, nonostante le nostre competenze amatoriali. Il dialogo con questi ragazzi è stato utile soprattutto a noi del Blogos, che abbiamo imparato da loro cosa significa mobilitarsi per una giusta causa e quanto può essere grande il valore di una radio libera che smuova le coscienze di chi l'ascolta. La nostra speranza è che i ragazzi al più presto riescano a mettere in piedi questo progetto e che i nostri piccoli laboratori siano stati utili per il loro obiettivo. Vi lasciamo con le parole dei ragazzi di Radio Libera Voce. Ciao da Filippo Milani. Un'ultima domanda riguardo al campo estivo. Avete fatto un'esperienza in passato? Cosa vi aspettate dal campo 2008? Sì, io è da 2 anni che faccio parte dell'associazione dei volontari dell'Arcobaleno, però e questo sarà il mio secondo campo. Da questo nuovo campo mi aspetto tanto divertimento, comunque una nuova esperienza che porterò sempre con me. Questo invece è il sesto anno per me e ogni volta è sempre un'esperienza nuova, ricca di emozioni, che mi permette di conoscere meglio i ragazzi e di legarmi sempre più a loro. Invece per quanto riguarda il campo 2008 spero che sia bello come i precedenti e soprattutto mi faccia crescere ancora di più. Ringraziamo, grazie Erika. Per oggi è tutto, riposto la linea a Gianluigi. Sì, grazie Samuele. Voglio ricordare a tutti i nostri amici che per ogni curiosità, approfondimenti e per ascoltare tutti i servizi di Radio Libera Voce potranno consultare il sito www.radioliberavoce.it.